benvenuti al Maracanã appena terminata Porto Olympique, un remake della finale di Europa League vinta dal Porto. C'è stata ancora la vittoria del Porto in sofferenza come al solito, come è abituato questa squadra, ha buttato tanti punti questo Porto, solo 6 punti con questi 3-9. Non vinceva dalla seconda giornata, una parola a capitanderia, con quest'oggi ha finito anche un rigore, poi la partita però è messa nel verso giusto. Purtroppo abbiamo messo un calciatore che era fondamentale nella seconda partita di campionato e condizionato tutto il girone d'andata. Però adesso nel secondo, questo è Alessandro Parisi, che era il nostro difensore, si è fatto male e purtroppo l'ha condizionato. Adesso però in questo 2015 cercheremo di arrivare al nostro obiettivo, che è l'Europa League. Da detentrice del titolo, il Porto vuole rivincerla? Certo, dobbiamo rivincere. Per la seconda volta, re di coppe questo Porto, anche nell'Under 21 ha vinto subito la Jack Cup. Una parola anche a uno dei migliori in campo, Silvestri finalmente ha avuto la fascia di migliore. Ci è voluto un po', questo Porto non è riuscito a vincere nemmeno con i suoi 12 gol, se non sbaglio. Sì. 12 prima di questa partita, tra l'altro anche gli altri ragazzi che spesso vanno a segno, però non è preso il premio miglior partita proprio perché, come dicevi prima, abbiamo messo un sacco di partite. Infatti hai detto anche che abbiamo conquistato i primi 3 punti del 2015, una cosa importante, ci credevamo anche perché la squadra comunque, almeno per quanto riguarda la classifica, era ai nostri livelli per quanto riguarda i punti, anche se secondo me abbiamo dimostrato fin dall'inizio che eravamo superiori. Fortunatamente per questa volta non abbiamo mollato negli ultimi 10 minuti come di consueto, abbiamo portato a casa i 3 punti, sperando che la prossima vada come oggi. Mettiamo anche Silvestro, però la a Nappi, anche lui uno dei migliori, sempre ottime prestazioni di questo Nappi. Prima vittoria del 2015, prima vittoria dopo la seconda giornata. Nappi meritava questo Porto qualcosa in più in queste giornate. Ma io forse la penso diversamente dai miei compagni di squadra, perché secondo me il Porto non merita i punti che ha. Abbiamo 9 punti con questa vittoria e penso che la squadra, oggi abbiamo vinto perché la squadra non era al nostro livello, il livello era più basso, non me ne vogliono, ma la squadra abbiamo fatto altre grandi partite, pure vedi Atletico Madrid dove vincevamo pure il primo tempo, poi abbiamo perso le partite. Purtroppo a questa squadra manca la concentrazione, se miglioriamo e siamo più concentrati fino alla fine penso che possiamo dare di più. Comunque il nostro obiettivo, come ha detto il capitano, resta l'Europa League, noi puntiamo all'Europa League. Grazie comunque. Vero, il Porto forse mi dava qualche punto in più anche nei 2 scontri contro il Valencia, sia in Supercoppa che in campionato, dove ha perso nel finale. L'arbitraggio sfavorevole, però il Porto poteva portarla. Vabbè, ma noi ci siamo, noi ci riprendiamo alla fine. Il campo non è stato però così. Una parola anche al nuovo acquisto, forse l'unico, visto che gli altri devono presentarsi. Enrico De Falco, stasera prima rete nel trofeo Cech, se non sbaglio. Una parola a De Falco. Io voglio dire solo 3 concetti alla squadra: cuore, grinta e poche parole. Così Sopannolo, ci siamo. Sottinteso. Poi vabbè, io da poco faccio parte di questa squadra. Sono Carozzo Costa. La scenografia non è delle migliori, tuttavia il vento già. Vai. Tu dici una parola io. Sei emozionato tu col tuo nuovo ufficiale. Comunque, forza così. E forza Porto. Mettiamo il Porto. Adesso in campo Bayern Monaco City, un'altra bella partita di questa 11ª giornata. A tra poco.
Vai. Buonasera, siamo ancora qui al Maracanã, è appena terminato Manchester City, Bayern Monaco, ha vinto il Bayern Monaco, migliore in campo, fattatore della serata Francesco Giorio, 4 reti, 5 reti per Giorio. Vergogna di Giorio! Contestazione dei tifosi ospiti perché mi volevano ingaggiare. Seconda partita con questa maglia, già due prestazioni ottime. Che cosa con questo City? Con questo City continuiamo a divertirci. E gli fa un ringraziamento a Ciccio Lombardi, il mio procuratore, che mi ha portato. Ciccio Lombardi, volevo ringraziarti, il mio procuratore, che mi ha portato nel City. C'è contestazione, come avete sentito prima, da parte degli avversari, sì, perché mi volevano acquistare, solo che il mio cartellino è troppo arrivato per loro. Ringrazio il mio procuratore e il presidente Cutolo. Cutolo scatenato sul mercato, grandi qui acquisti, grandi nomi. Questa sera è stato facile mettere a segno questi 5 reti contro Giovino? No, è stato difficile, un ottimo portiere, quindi non è stato facile. Poteva fare meglio però questa sera. In effetti lui sì, poteva fare meglio, però... Aveva anche sui piedi la palla del pareggio nel finale, poi è sbagliato. Il calcio contro le occasioni, col fatto non... Il rammarico di poter pareggiare, è andata bene così per noi, speriamo che vada sempre così. Va bene, ringraziamo il City, grazie anche Testa e Giovino, già anche il giocato. Gli sponsor, tanto cade tutto. Anche gli sponsor sono contro me. Ringraziamo Iorio, il City adesso al quarto posto in classifica, sulla davanti il Trab. Punta diciamo almeno alla Champions, sì, questo sport. Puntiamo sicuramente alla Champions. Va bene, grazie, alla prossima. Siamo ancora qui al Maracanã, è terminata la terza partita di giornata, Real Madrid-Inter. Il Real ha avuto la meglio sui nero-azzurri in una partita molto bella, fino all'ultimo il risultato è stato in bilico, poi l'ha decisa una rete di Napolitano nel finale, nonostante non abbia brillato questa sera il numero 10 Napolitano, migliore in campo all'Occa con 4 reti di pregevole fattura, la parola al migliore in campo all'Occa, questo Real Madrid punta al titolo. Assolutamente sì, stiamo aspettando la partita di mercoledì dell'Atletico con il Napoli. Ci sarete a vederla? Ovvio, perché da questa partita dipende il nostro campionato.
siamo contenti di aver vinto contro tuo fratello, perché c'è sempre un po' di astio con lui. Ricordiamo. No, lo sapete, allora siamo ancora più contenti. Perciò, questa Inter all'ultimo posto merita questa posizione. È normale, c'è un cinello, la deve stare. Poi tuo fratello purtroppo la deve stare. Si augura sempre il peggio per questo. Lo sai, il meglio al Valencia e il peggio all'Inter. La ringrazio, sempre così, sempre questo gemellaggio tra Real e Valencia, una parola napoletano, questo Real quest'anno ci ha messo lei le mani su questa squadra, punta al titolo. Sì, sì, come ho detto la volta scorsa. Mai così in alto questa squadra. Come ho detto la volta scorsa, ti ripeto, come ho detto la volta scorsa, noi ce la stiamo mettendo tutta, ci stiamo impegnando e speriamo in un passo falso del... il signor Luigi Napoli là dell'Atletico Madrid, così ci fa anche del Napoli. Anche del Napoli, poi il Napoli comunque deve vincere contro l'Atletico Madrid per così noi possiamo raggiungere il Napoli. Possiamo quella partita, la seconda giornata, quella sconfitta con l'Atletico, brucia ancora, ricordiamo la seconda, sì, brucia tanto. Ricordiamo che l'Atletico Reale vinceva 5-1 ai primi minuti. Siamo stati battuti 7-6. Sì, sì, brucia tanto, perché comunque non potevamo sapere che Luigi Nappi non perdeva più una partita e quindi siamo ancora più onoreggiati. Ancora ha battuto Nappi, sì. Speriamo in un mercoledì da Leoni, come dicono in TV. Avete perso poi anche in Jack Cup, lì però non c'è stata molta partita. Una parola a Serafino Sebastiano, il capitano dell'anno scorso del vecchio Celtic, quest'anno Real Madrid. Questa squadra ci teneva a questa partita, vero? Sì, è normale. Ogni partita dobbiamo raggiungere il massimo bottino. Questa più delle altre. Questa più delle altre. L'anno scorso la ricordiamo in panchina col Valencia in quella semifinale vinta poi contro lì. No, ma non tanto la semifinale, ma ricordiamo sempre il male che ci ha fatto il gemello cattivo. È servito quindi. Il biscotto era servito e ora... tutto è stato giocato. L'anno scorso capocannoniere, quest'anno arranca a quota 3 gol, quest'oggi una sola rete regalata dal portiere, poi nulla più. Come vedete questo Adinolfi in caduta libera? Sì, ha subito anche un infortunio, quindi già stava in condizioni precarie. Sono 4 mesi che sta rientrando da questo infortunio. Non sappiamo quando tornerà. Non penso tornerà più, ma perché non, cioè, da non dove mai devi tornare? Da dove devi tornare? Un'altra parola, quindi chiudiamo con il capitano di questa squadra che ancora non ha preso parte in questo 2015 al trofeo Jack, visto la febbre, è tutto fermo un paio di partite, anche se la scorsa sono venuti a tavolino, la caviglia anche. Ricordiamo molte presenze tra i pali, questo capitano ci tiene a questa squadra, vuole portare a casa il titolo a Casamarciano, che non è mai arrivato a un titolo del Jack in quel di Casamarciano. No, purtroppo il titolo del Jack ci manca. Nessuna coppa per nonostante i bei piazzamenti. No, purtroppo è l'unico trofeo che ci manca e quest'anno speriamo di puntare proprio a quello. Ragazzi, punta sia alla Champions che al campionato. Ovviamente, quando si scende in campo... Check up c'è andata. La check up è andata, però i ragazzi diciamo che avevano chiesto un po' che almeno la check up, un po' di turnover, perché tra i tanti tornei almeno la check up, il turnover non è stata la nostra parte. Però si scende sempre in campo per vincere, quindi Champions e campionato. Ci sarà nella prossima partita scontro al vertice contro il Napoli, una partita importante. Lo spero, oltre a me stiamo cercando di recuperare un po' tutti gli infortunati, io ci sto provando, un'altra settimana fermo. Speriamo di non rivederla tra i pali, anche perché abbiamo acquistato un ottimo portiere, capocchione, tre forze allo scorso nella Celtic, nel vecchio Celtic. No, sì, oggi solo una papera su Adinolfi, poi belle parate. No, gli ho detto anche a lui, ci sta, ogni 4 parate decisive, una papera ci può stare. I ragazzi devono essere più bravi, non farli tirare sempre in porta, così possiamo anche fare a meno. In sofferenza il Real Madrid ha portato a casa questa vittoria. Adesso per oggi abbiamo terminato qui, ci vediamo domani per altre 2, altre 3 partite, lo spettacolo in cerca, non finisce più.